Bramati, ci siamo, Lombardia, ultima gara proprio di monumento della stagione. Ovviamente voi al via avete una grande squadra, avete Remco che però non corre dalla Vuelta. Come sta Remco? Ma Remco dalla Vuelta che non corre, cioè non ci nascondiamo, vedremo, sicuramente è motivato per questa gara, sappiamo che ci vorranno le gambe, vedremo cosa succederà strada facendo. Roglic e Pogacar sono ovviamente i rivali principali. Ma non dimenticherei anche Carapaz, Vlasov, che hanno fatto bene le ultime gare, sicuramente sarà una bella lotta, vedremo. Voi vi siete mossi molto bene nelle ultime gare, Baggioli ha vinto ieri, quindi insomma come squadra ci siete e anche i non capitani, diciamo, possono dire la loro. Masnada, abbiamo visto che su questo percorso 2 anni fa quello che ha fatto. Ma sì, sicuramente. Penso che il Ganda deciderà il tutto, saranno le gambe che parleranno. Certo. E ti faccio una domanda, ovviamente è recentissima la notizia. Ma te l'ho detto, l'ho sentita prima, spero che se sarà così penso che tantissime persone saranno contente. Una bella notizia anche per voi ovviamente della squadra, che insomma continuate questo progetto. Cioè, l'abbiamo sempre detto, io non ero coinvolto in questo, il mio lavoro è un altro, penso che l'abbiamo fatto bene, continuiamo a farlo, domani c'è l'ultimo monumento e speriamo di far bene. Non era neppure facile ovviamente affrontare le gare magari in una situazione del genere, infatti i corridori ma anche i membri dello staff. Ma sì, ma se uno finché uno è professionista bisogna essere professionista fino in fondo. Va bene, grazie, bravo. Ciao, grazie. Ciao.